Martinelli ha anche giocato. Dove sono loro qua? Di Pisa. Pisa. No, perché pensavo Massa Carrara. No, ma Marina. Marina di Carrara, la sede c'è una Marina di Carrara. No, quindi parliamo di Pisa o di Carrara? Toscana. Genericamente Toscana. Sassari non fa nessun punto. Ah sì, deve vincere dopo, no, in casa con l'Ancona. Deve vincere in casa con l'Ancona. Così mette per l'Ancona non ha. Dobbiamo vincere. Non è mica improbabile. È che oggi. Oggi. Sì, sì, no, dico l'Ancona oggi col Castenaso potrebbe rimediare alla disastrosa. No, differenza rete. Buona visione ai telespettatori del campionato di Serie A maschile di pallamano da Carpi, dalla Palla Vallauri di Carpi, di Viale Peruzzi, una partita interessantissima della penultima di campionato, una partita che vede di fronte il Terraquilla Carpi e il Pisa, Farmigea Pisa, che ha fatto un bellissimo campionato, una partita molto interessante, il Carpi recupera una buona palla in difesa, un bel intercetto della difesa carpigiana, Pieracci da centro dietro recupera una buona palla, buonissima prima fase, pochi secondi e il Carpi già in vantaggio, una partita contro una formazione anagraficamente molto giovane da un punto di vista societario, ma che ha sempre annoverato tra le proprie file giocatori di grandissima esperienza, ricordiamo tra tutti Massimo Dovere, Ronchi, Tabanelli, tra l'altro hanno fondato un fan club, ancora una palla recuperata dal Carpi, dicevamo di una squadra molto giovane come societariamente, ma che ancora un attacco molto deciso di Pieracci contro una difesa piatta e lo fanno molto avvicinare ai 6 metri e trova una buona soluzione Pieracci, che in questo finale di campionato sta molto bene, è stato anche tra l'altro un ottimo profeta nell'intervista dell'ultima partita casalinga, dove aveva pronosticato chiaramente una vittoria in quel di Prato contro il Poggio Caiano, una cosa che puntualmente si è verificata e ha, diciamo, tolto un po' di problemi al Carpi, che vincendo in terra toscana è riuscita a mettere un sigillo importante per la qualificazione ai playoff, anche se con un risultato un po' stentato dopo i rigori, ma sicuramente una buona cosa che ha rimesso pienamente in gioco il Terraquilla Carpi, che è ancora in attacco, ancora con Giannetta, buon incrocio sul blocco del pivot e una buonissima conclusione che ha consentito al Carpi di andare sul 3-0. Adesso una buona palla a scalare per il Farmigea, che riesce ad accorciare le distanze. Ancora difesa 6-0 da parte del Farmigea, che
ritiene di poter contare sui suoi centimetri. Adesso un tiro da fuori di Radojevic, non particolarmente preciso, cosa che invece è un suo un po' una delle cose più che sa fare meglio. Giocatore molto razionale che ha dato un buon contributo quest'anno all'attacco carpigiano, che si è molto ben comportato, ha giocato quasi tutte le partite, sempre a buoni standard. Adesso c'è un intervento difensivo sul centrale toscano, che aveva tagliato dall'ala sinistra, si era trovato in una posizione molto, molto centrale. Dicevamo di una squadra che ha annoverato tra le sue file giocatori molto importanti, dicevamo che ha addirittura un fan club di Tabanelli, un giocatore romagnolo che ha sempre militato un po' in giro per le varie formazioni. Adesso c'è un buon incrocio per una penetrazione dei toscani e l'arbitro assegna un tiro dai 7 metri, il fallo era stato commesso su Veira, va a tirare Mazzi e si oppone in maniera molto autoritaria a Malabasi, che reduce da un piccolo infortunio al ginocchio, si è rimesso molto in grandissimo spolvero e rappresenta una delle colonne da sempre, più degli ultimi anni, più importante della Terraquilia Carpi, che può contare su un portiere estremamente affidabile. Adesso c'è un blocco irregolare con un taglio dentro l'area, ancora Malabasi che si prodiga con un meraviglioso intervento su un'azione di contropiede dei pisani, e adesso con la palla recuperata ancora il Carpi in attacco. Adesso c'è una... Pulito pulisce la palla. Abbiamo visto nella playlist iniziale del Terraquilia Carpi la mancanza di Molina, impegnato nei giochi panamericani. Tra l'altro l'Argentina è il paese ospitante nella fase finale, che si gioca appunto a Mar del Plata. Molina è impegnato in questa... Ancora Malabasi, buonissimo l'intervento, ancora sempre il tiratore, sempre Mazzi, che si era occupato del tiro dai 7 metri, adesso ha fatto una buona azione di prima fase, ma ha trovato di fronte un Malabasi molto ispirato in questo inizio di partita, che riesce a mantenere il punteggio col Carpi in vantaggio appunto sul 3-1, annientando praticamente due contropiedi che avevano visto il Farmigea particolarmente attivo. Ancora un intervento su Polito, abbastanza deciso nella difesa 6-0. Il pivot non ha né grandi spazi né grandissime possibilità, quindi viene piuttosto trattato male dalla difesa, perché si trova così molto bello dai vai di Pieracci, si trova libero davanti al portiere ma sbaglia, tra l'altro contro un portiere che ha sempre dimostrato molta molta iniziativa, molta intraprendenza. Adesso Carmignani, che è il top scorer della squadra toscana, accorcia le distanze, 3-2 ancora per il Carpi, che si trova nuovamente in attacco. Negli ultimi 4 attacchi un po' inconcludenti, ma il Carpi prova a creare occasioni, gioca molto e il Farmigea gode degli errori carpigiani e fa la prima fase. Ancora un intervento falloso sul pivot, adesso l'arbitro di fondo Bisaccia di Bologna sancisce un'ammonizione. Ancora un attacco, Radojevic, palla un po' bassa e la difesa a buon gioco nel bloccarlo.
Ancora un tiro da fuori, è chiaramente la soluzione tattica più interessante, ma però c'è scarsa precisione. Loro vanno in prima fase e si portano sul tre pari, loro intendo il Farmigea Pisa, che gioca un po' sugli errori dell'attacco carpigiano, un po' quello che un po' succede quando si gioca in trasferta, una cosa abbastanza consueta, la squadra di casa fa gioco e quando sbaglia subisce l'inclemenza del contropiede avversario. Questo ci sta, ci sono ancora, adesso appena si troveranno le contromisure adeguate, ancora un gran Turini sorprende Gigi Malavasi un po' fuori dai pali, che si aspettava di voler contrastare il contropiede diretto dell'attacco carpigiano, una buona soluzione, era una bella idea, però non ha avuto sufficiente attenzione e si è un po' fatto infilare dal tiro diretto. Adesso Radojevic aggiusta la mira e va al pareggio, ancora il Farmigea in prima fase, ma stavolta trova una difesa, la difesa di Pieracci, molto più attenta, la difesa era già quasi schierata e adesso il Farmigea avrà più difficoltà contro la difesa schierata del Carpi, che rappresenta comunque sempre un'arma molto importante per Serafini, perché è la miglior difesa del campionato e lo ha dimostrato in tutte le occasioni, non solo nelle partite casalinghe. Adesso Fernandez, con l'esperienza, lega il difensore e va a un tiro che, se non avesse segnato, chiaramente avrebbe provocato l'intervento arbitrale per un tiro dei 7 metri. Grande esperienza, grande mestiere che mette in campo un giocatore che è stato tanti anni anche nella compagine modenese ad altissimo livello, un giocatore che nonostante la sua età riesce ancora in campo a dire la sua. Un parere adesso da Davide Bonfiglioli, che ci ha raggiunto in postazione già da un po'. Buonasera a tutti. Carpi che ha cominciato troppo bene, poi si è addormentato e la gara la sta facendo, a mio avviso, in questo momento il Farmigea, che si trova in vantaggio di una rete, ma avrebbe potuto avere un vantaggio ben più corposo se avesse messo a segno quei due contropiedi che Gigi Malavasi ha parato. E Carpi difende con una 3-2-1, passi, va bene, rischiato, che porta i suoi frutti. Ora Radojevic spinge per Pieracci, difesa del Farmigea che in effetti è piuttosto aggressiva, come tutte le difese toscane, molto 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 vivace, amano il contatto, e Carpi stava un po' soffrendo questa difesa toscana. Dovranno trovare le giuste contromisure, soprattutto se gli arbitri continuano a concedere questo tipo di difesa ai toscani. Ora, purtroppo Giannetta non è riuscito a servire Polito, che si era ottimamente smarcato, e ora Radojevic che trova il passaggio su Polito, ma l'arbitro vede un fallo precedente per cui interrompe il gioco. Radojevic al centro e dopo due bomboloni tirati nella terra di nessuno, finalmente gli ultimi due tiri riesce a segnare, a trovare due tiri, due gol in un momento importante per Carpi e a riportare il risultato sulla parità. Palla che torna a Farmigea, che cerca di manovrare in modo orchestrato. Ora si porta con uno schema con doppio pivot, perdono la palla, Di Matteo come al solito si lancia in seconda fase, lancia Davide Zoboli che purtroppo si fa parare da Turini, ottimo portiere, anche lui con passati gloriosi di Serie A, e lo fa vedere, non è uno sprovveduto. Ma tutta la squadra del Farmigea è una squadra piuttosto esperta, come ha detto prima Lauro, tutti i giocatori che hanno giocato in categoria, anche
e per parecchi anni, per cui ora un tiraccio di Vieira che trova impreparato Malavasi sul primo palo, ma c'è anche all'onore del vero da dire che la difesa è stata molto passiva a guardare, non è intervenuta, e Carpi, che a differenza di Farmigea è decisamente più passivo in difesa. Ora viene spostato alla Giannetta, mentre al centro è entrato Bruno Berzic, ora finalmente sembra Radojevic che si sia svegliato, incrocio di Pieracci, e finalmente tre tiri e tre reti nelle ultime tre occasioni di Radojevic, che mantiene Carpi ancora in linea di galleggiamento. Ora però bisognerà aumentare l'intensità difensiva, visto che questi arbitri permettono l'utilizzo delle mani in difesa. È una brutta roba, gli arbitri dovrebbero almeno alzare il braccio per il passivo, perché si è visto un attacco veramente penoso. Ora si fa stoppare il terzino contromano Mazzi, ancora si fa stoppare, viene poi la palla perviene a Malavasi, che lancia Birzic si porta al centro, e praticamente seconda fase che pare terminata. Ora fallo subito da Berzic, e Giannetta che cambia con Fontanesi. Giannetta che peraltro è il giocatore più lontano dalla panchina, per cui lo vedo piuttosto scomodo. Forse sarebbe preferibile, per mia personale opinione, se si vuole Fontanesi. Qua, mamma mia, semplice ammonizione, graziato il giocatore toscano con una cinturata, tiraggio di maglia non vistoso. Di più, gli arbitri, come ho detto, stanno concedendo molto ai toscani, e speriamo che sappiano essere due magie, girella di Radojevic per passare la palla di Matteo, e di Matteo che non poteva fare nient'altro che fare una girella, palo, rete, nulla da fare per l'incolpevole portiere Turri, che aveva difeso bene i pali, ma la girella è stata veramente micidiale, veramente gli è venuta proprio bene. Bravo di Matteo. Ora Carmignani c'entra il palo, ma anche in questa occasione spinto da dietro Berzic, ecco, adesso danno i due minuti a Mazzi, ma se avessero fischiato già nell'azione precedente tutto questo non sarebbe successo, perché purtroppo gli arbitri stanno concedendo troppo ai toscani, l'avevo appena detto, purtroppo sono stato cattivo profeta, ma anni di pallamano in campo insegnano che certe situazioni purtroppo poi vengono sempre estremizzate. E quindi qui colpa al giocatore toscano, perché nell'agonismo ha esagerato, ma se gli arbitri avessero livellato il metro di giudizio un pochino più basso già in precedenza, tutto questo sicuramente non si sarebbe verificato. Per fortuna Berzic pare non aver subito particolari conseguenze, solo una brutta visione per chi ha visto la caduta e nient'altro, per fortuna. Gioco che riprende con Carpi che manovra, e Poggio Caiano sempre sui 6-0. Purtroppo tiro a mezza altezza. Sì, buon intervento del portiere, che sulle palle alte, nella metà alta della porta, è molto forte, quindi buon lavoro. Adesso in inferiorità numerica un po' di mestiere da parte di Carmignani per far passare questo tempo in inferiorità, dopo il buon intervento del portiere nella fase
in cui il Carpi godeva della superiorità numerica. Adesso naturalmente purtroppo il tempo va avanti, gli arbitri non hanno sospeso il tempo e questo gioca molto a favore del Carpi, che adesso il tempo è fermo nonostante che l'arbitro non abbia indicato in maniera evidente al tavolo di sospendere il tempo. È stata un'iniziativa abbastanza autonoma da parte del tavolo. Adesso c'è un chiarimento tra il tavolo, gli arbitri e tutti quelli che protestavano. Naturalmente il gioco riprende, il tempo rimane fermo per consentire poi di rifar riprendere. Buona giocata di Carminiani, che è il top scorer della sua squadra. Brutta organizzazione difensiva che ha continuato a rimanere schierata senza aumentare né la concentrazione né la profondità nel settore di Carminiani, che è l'unico che ha la possibilità di giocare individualmente in maniera autoritaria. Adesso c'è una buona azione a scalare e Di Matteo riporta in vantaggio il Carpi 8-7, non sfruttata al meglio la superiorità numerica, ma una buona cosa da parte del Carpi, che rimane avanti nel punteggio e costringe il Farmigea a un gioco molto ragionato, fin troppo, per far passare il tempo e dare a Carminiani la possibilità di andare a una soluzione. Adesso difesa molto profonda mista e subito il Carpi che recupera la palla e ha ancora qualche secondo da giocare in superiorità numerica. Tentativo di Fernandez di intercettare la palla per sfruttare il momento. Grande vantaggio concesso a Bruno Berzic, che però fallisce davanti al portiere in posizione di non grandissimo equilibrio. Adesso ancora il Farmigea, che riesce in prima fase a tirare da molto lontano. Buona azione di Matteo, va a tirare contro la difesa schierata, contro a tanti centimetri in più, ma a buon gioco, perché sigla nell'angolino basso dove Turrini non può certo arrivare. Un giocatore, Turrini, dicevamo, di grandissima esperienza, ma dati i suoi tanti centimetri e anche i suoi diversi chili, sui tiri bassi non è proprio il suo punto forte, quindi andrebbe valorizzato questo tiro ritardato sull'angolino basso, sicuramente che crea non pochi problemi al fortissimo portiere toscano. Ancora in attacco il Farmigea, che rimane molto agganciato al risultato. Hanno recuperato la parità numerica, ma hanno perso la palla, e questo consente al Carpi di ritornare in attacco. Partita un po' frammentaria, bella palla, molto ben giocata. Decisione dell'arbitro di fondo Pifanelli, che assegna Fernandez dai 6 metri, sbaglia su Malavasi, che è molto d'autorità. Buon recupero difensivo di Carminiani, che riesce a contrastare Pieracci solo con una punizione da 9 metri, se la cava. E ancora contro la difesa schierata il Carpi, che ha costruito molto ma ha concretizzato relativamente poco, se non con Radojevic, che tira forse nel posto giusto, come dicevamo, ma Turrini è stato molto bravo. Recupero della palla e Fernandez in prima fase, che riporta in parità il match, e Serafini chiede per il Terraquilla Carpi un time out per rimettere un po' di ordine nell'assetto tattico della squadra. Dicevamo di questa ottava giornata, che viene dopo un'importante vittoria del Carpi a Poggio a Caiano, una ottava giornata di ritorno che appunto ha come big match, diciamo, il Terraquilla Carpi contro Farmigea, mentre invece il
l'Ambra Poggio Caiano è in trasferta a Sassari per una partita estremamente importante per le sorti del Sassari, che in casa è una formazione molto temibile. Un campionato che vede poi nell'ultima partita appunto il Poggio Caiano in casa con l'Ancona, altra pretendente ai playoff, quindi una situazione abbastanza così in evoluzione, che potrebbe addirittura vedere il Poggio Caiano arrivare non primo se non vince questi due importanti incontri, o almeno uno di questi due importanti incontri, visto che la differenza reti del Carpi è abbastanza buona, e con il Carpi che nell'ultima giornata, ammettendo che il Terraquilla Carpi, non vogliamo fare previsioni troppo azzardate, che vinca questa partita, poi si troverebbe una possibilità molto interessante per la differenza reti, che è la trasferta a Cingoli, una squadra molto giovane che ha fatto solo 3 punti in questo campionato, e quindi potrebbe diventare la differenza reti una cosa molto interessante. Ancora buona azione a scalare, Radojevic che crea lo spazio e la superiorità per Di Matteo, che va a, con discreta facilità, a tirare con uno spazio quasi da terzino sinistro. Buon tiro che mette in grande difficoltà il coso. Difesa in area, è stato, il difensore carpigiano è arretrato un passetto per difendere su Angel Fernandez, che quindi questo l'arbitro ha sancito un tiro dai 7 metri. Va Mazzi al tiro per non realizzare la possibilità di pareggiare, impattare a 8 minuti e mezzo dalla fine il match. Quindi buona, molto molto interessante la prestazione, come del resto gran parte di quelle di questo campionato, da parte di Luigi Malavasi, che riesce veramente a sorprendere per questa sua capacità soprattutto di indurre il difensore a tirare in modo così particolare, perché si schiera, si posiziona in modo anticipato e quasi invita il giocatore a tirare da una parte, dove lui poi trova molto spesso la soluzione. Abbiamo la possibilità di un contropiede molto molto ben sfruttato da Polito, che fa una vera magia, come dicevamo prima, cattura la palla dal secondo piano e la abbassa, la protegge e va a un tiro imparabile dai 6 metri, anche per un portiere molto esperto come Turrini. Più 2 per il Carpi, buona fase per il Terraquilla Carpi. Adesso ancora un'azione, un fischio un po' diciamo intempestivo da parte dell'arbitro di campo di Bisaccia. E ancora un time out, questa volta chiesto dalla squadra pisana, che ha subito questo piccolo break, che però si vede che ha indotto Cavicchiolo a richiedere un time out per non vedere allontanarsi troppo il Carpi nel punteggio. Davide? No, questo arbitraggio qui mi lascia ancora un po' perplesso, nel senso che lascia un po' giocare troppo in difesa i giocatori toscani e mantenendoli in linea di galleggiamento. Sono stati in effetti poco puniti per i falli che hanno commesso. Spero che questo non porti a innervosire la squadra carpigiana, perché la partita è ancora lunghissima. Mancano ancora 7 minuti di questo primo tempo, più tutto il secondo, e sono situazioni che con il proseguire della gara potrebbero poi evidenziarsi maggiormente. Ora il gioco è ripreso dopo il time out richiesto da Cavicchiolo per il Farmigea, un incrocio terzino per il centrale che entra contromano, e l'arbitro in questo caso qua concede, oltre al tiro, anche il rigore, quando prima Birzic invece il doppio vantaggio non era stato concesso. Ora Freschi riesce
a segnare, con una girella chiede scusa a Malavasi. No, è questo metro d'arbitraggio che mi lascia perplesso, perché è sottile, però il doppio vantaggio ai toscani viene lasciato e ai carpigiani no. Terraquiglia pertanto si trova in una situazione a mio avviso difficile e potrebbe nervosire. Ora entra il bombardiere Piccinini, Enrico, che il suo primo tiro segna e riporta più due carpi. Quindi per fortuna che siamo a carpi, mi veniva da dire, arbitraggio sicuramente non casalingo, ma come già è capitato altre volte qui a carpi. Comunque Terraquiglia si è dimostrata una squadra vera e anche adesso sì, è stato toccato, fischia dopo un quarto d'ora, e sono le cose che fanno innervosire oltre ai giocatori anche il pubblico. Anche perché lo stesso Vieira non aveva nemmeno protestato, perché ora palla regalata di Matteo che si invola in contropiede e segna portando a più tre carpi. Bravo Gennaro, ha letto benissimo quello che voleva fare il giocatore del Farmigea. E Terraquiglia che si mantiene a più tre. Ora uno scalare poco convinto, Ambra non sa cosa fare, ma Bisaccia non sa cosa significa alzare il braccio, e Vieira si inventa un gol sottomano molto bello, veramente molto difficile, ma anche frutto di disperazione. La difesa carpigiana non avrebbe dovuto farsi trovare così disattenta, che non era un gol da subire. Ora Carpi in manovra con Radojevic che si è spostato contro mano. Ora con l'ingresso di Pieracci. Ora bellissima palla di Radojevic per Giannetta, che tira, viene para Turini, che ora chiede cambio per il rigore, e entrerà il secondo dei tre portieri che ha il Farmigea. Farmigea che squadra di Marina di Carrara, ma che gioca a Pisa. Ora... E Piccinini segna trafiggendo Munda, che resta anche in campo, lasciando un po' di spazio, un po' di tempo, un po' di riposo a Turini. E Carpi che si mantiene a più tre. E in questo caso qua devo, per onestà di cronaca, si sono brutto scontro tra i due giocatori toscani. Francamente dovrei rivedere un replay per vedere se c'è stata una spinta o meno di Fontanesi, che non è parsa. E niente, dicevo che prima Giannetta ha usufruito anche lui di un doppio vantaggio, nel senso che ora Radojevic commette un'ingenuità, smette di palleggiare e il 15 Meoni sbaglia, facendosi incantare da Malavasi, che si dimostra sempre un gran numero uno. E per fortuna questo vantaggio lo si può senz'altro attribuire alle sue parate, però c'è da dire anche che anche Turini ha fatto il suo poi. Ora Radojevic fa un tiro pretenzioso da 10 metri in sottomano, che viene contrastato dalla difesa toscana. E ora Piccinini ancora tira una delle sue sassate, sulle quali il portiere Munda nulla può fare. Francamente tira forse anche sassate limitativo, missili, non si vedono. Ora Carpi fa una difesa un pochino più aggressiva, e la rotazione dei giocatori
di Poggio Caiano, di, scusate, dei Toscani, di Farmigea, consente a Carpi di prendere questo piccolo break di 4 con possibilità di portarci a più 5 ove si riuscisse a segnare. 11-15, Carpi ragiona, Radojevic al centro, Piccinini alla mano, Birzic contromano, ricordiamo l'assenza di Molina come ha ricordato prima Lauro. Ora Birzic va al secondo pivot, esce terzino alla mano, ma Piccinini si fa, preferisce prendere un 9 metri. Birzic torna al centro. Ora, ma mi sembrava ci fosse un fallo di piede, che gli arbitri non fischiano. Va bene, va in contropiede Carmignani e segna da più 5, devo stare zitto a più 3, sempre per la solita cabala che bisogna sempre fare i conti con l'oste. Purtroppo Farmigea si mantiene in linea di galleggiamento, la partita per Carpi resta difficile ed è una partita decisiva per le sorti di questo campionato. Carpi deve assolutamente vincere. Bellissima palla per Polito che subisce palla, viene trattenuto, ma gli arbitri ai toscani concedono, ribadisco, troppo, oltre il lecito a mio avviso. Giochiamo a pallamano, sport di contatto, però ci sono delle regole tipo le cinturate che non possono essere permesse. Una sivella veramente di Vierà che fa concludere il primo tempo sul 16-13 per Carpi. Ci risentiamo subito dopo il time out. Pronti, pronti? Ok. Dentro che c'è il filo sotto. Vabbè, va anche. È la bellezza di essere in due che se uno gli scappa la pipì l'altro c'è. Riprendiamo questo secondo tempo, sempre Davide Bonfiglioli e Lauro Zanotti che vi tengono compagnia in questa telecronaca della penultima giornata del campionato di Serie A1, girone B di pallamano, dove Carpi sta incontrando Farmigea, Marina di Carrara. Carpi che riparte in attacco e che deve capitalizzare il vantaggio di più 3, 16-13, infatti si è concluso il primo tempo, per far suo la posta di questa partita e continuare a poter sperare in un primo posto che potrebbe giocarsi tutto all'ultima di campionato, quando Carpi andrà a Cingoli, ove ora rigore su fallo commesso su Polito, ma gli arbitri continuano col trend del primo tempo, non buttano fuori nessuno, fanno molta fatica. Ora Piccinini sulla linea del rigore e purtroppo questa sera quella porta, prima Malavasi, ora Turini, resta ancora vergine sui tiri di rigore. Farmigea che si riporta in attacco, Carpi che difende con una 3-2-1 con un avanti 8 Fontanesi. I secondi sono Di Domenico e Polito, uno dietro Pieracci e alle ali Piccinini e Giannetta. Ora contrasto di Pieracci su Fernandez, che semplicemente alza lo sguardo e il portiere e gli arbitri, scusate, fischiano, anche se non in modo convinto, ma un po' di soggezione, un po' di timore reverenziale nei confronti di Fernandez, evidentemente l'arbitro lo ha avuto in questa circostanza. Ora vanno a liberare Carmignani, siamo sotto passivo,
l'arbitro fischia un fallo, ma va bene, ci sarà stato un fallo su Carmignani che stava tirando da 15 metri e pertanto ha un po' accentuato un contatto che sicuramente c'è stato. Ora c'era il passivo, ma gli arbitri non lo fischiano fino a quando da soli i giocatori toscani decidono di perdere la palla sbagliando il passaggio all'ala. Ora in un momento di confusione, ora Carpi che cerca di ragionare, Radojevic palleggia e poi inizia l'attacco, ma il resto della squadra non lo segue. Pieracci chiama l'ala al taglio, Di Matteo viene a incrociare Radojevic che incrocia a sua volta Piccinini che tira ottimamente sul palo basso alla sinistra di Turini, ma non è fortunato, così come ora Viera non c'entra la traversa, palla poi che finisce sul soffitto e arbitro pertanto che concede la rimessa a Carpi. Secondo tempo che ancora non decolla, nessuna delle due squadre ha segnato, punteggio che si mantiene sul 16-13 per Carpi quando ormai sono passati 3 minuti e mezzo di questo secondo tempo. Ora azione molto manovrata con difesa in area di Viera, giustamente gli arbitri non fischiano un possibile sfondamento di Pieracci che peraltro probabilmente non sarebbe stato fischiato ugualmente, e finalmente sblocca il punteggio di questo secondo tempo portando Carpi a più 4, 17-13. E Carpi che adesso non difende a uomo su Carmignani, i toscani battono un po' dove gli pare e ora Fernandez, Carmignani, circolazione un po' sterile e un po' sbilanciata a sinistra dei Carpi. Carmignani gioca con Freschi ma non riesce a liberarlo e riescono a fare, non dico tanto sovrannumero, comunque a creare quello spazio per Mazzi che gli è sufficiente per centrare la porta carpigiana e nulla può l'incolpevole Malavasi su questa conclusione. Ora Radojevic purtroppo riesce a trovare un varco in un'azione un po' confusa, ma poi si fa parare il tiro da Turini, sbaglia l'ala Parmigea, scusate non mi veniva il nome, e Carpi che riparte molto lentamente sul 17-14. Pieracci, bellissima palla di Radojevic che senza guardare libera, passa a Polito che è tutto solo ed indisturbato, e vedete anche come va a raccogliere la palla Massa Carrara, Massa Marina di Carrara. Un gol che ha fatto male questo nella psicologia dei giocatori toscani ed è il massimo vantaggio della partita, più 4, 18-14. Parmigea che riparte con Carpi che mantiene una difesa molto aggressiva. Ora Freschi sul passaggio dell'altra ala prova un improbabile pallonetto a Malavasi che para, Radojevic entra dall'ala, tira una mina in faccia a Turini e gli arbitri giustamente fischiano tempo. Turini pare che riesca a proseguire, chiaramente non fa piacere un tiro in testa. Radojevic è andato prontamente a scusarsi, il gioco riparte, però occasione d'oro sprecata da Carpi che aveva l'occasione di portarsi a più 5, tiro sprecato dai 6 metri con Radojevic solo davanti a Turini, ma così è. Ora
Farmigea, Di Matteo quasi ruba la palla e Mazzi trova con coraggio un tiro in mezzo al nulla, in mezzo alla confusione, in mezzo alle maglie che Malavasi non può vedere, e da più 5, come la storia ci insegna, gol sbagliato, gol subito. 18-15, quando sono trascorsi 7 minuti e mezzo di questo secondo tempo. Carpi che continua a fare fatica, adesso Pieracci viene tirato per la maglia, meriterebbe una sanzione diversa la difesa toscana, ma questi arbitri qui un pochino veramente sono stitici nel punire i toscani, e gli consentono in tale modo di... Ora Giannetta entra e con un tiro di fianco alle orecchie di Turrini riporta più 4 Carpi. Carpi che quando accelera mette veramente in difficoltà il Parmigea, che continua, che cerca di invece di calare il ritmo, probabilmente però anche per una difficoltà nella... No! Di tutto succede, di tutto. Carmignani che si rifiuta di andare a difendere, nel senso che aveva già dato per persa già per la palla e pertanto già il gol dei carpigiani. Il difensore, il suo compagno di squadra invece è Mazzi, che riesce a recuperarla. Polito che riesce a recuperare la palla vagante e a segnare in contorsione. Bravo, le cose in contorsione a Polito piacciono sicuramente, le cose difficili sono il suo pane. Punteggio che ora è più 5 per Carpi, 20-15, e questo pare il momento psicologico probabilmente più difficile che sta attraversando il Farmigea. Bellissima palla che viene data a Fernandez da Mazzi, che passa in mezzo a 4 mani carpigiane e giunge a destinazione, purtroppo. Ora Malavasi non riesce a parare il tiro di Carmignani, che accorcia 20-16 il punteggio. Carpi che senza troppa fretta si riporta in zona d'attacco. Circolazione, viene chiamato lo schema, Polito viene un po' tirato da tutte le parti, Giannetta attacca, Pieracci, purtroppo un po' di confusione, viene pagato, bravissimo Pieracci che purtroppo viene anche spinto dal giocatore toscano, che bisaccia, non fischia. Le partite poi alla fine sono tutte azioni che vengono a pesare dell'economia di una gara, bisogna anche fischiare quando i falli ci sono, non bisogna avere benevolenza o sufficienza nel fischiare, se il fallo c'è va fischiato indipendentemente da dove sia commesso. Ora Carmignani arriva in corsa con Giannetta che si è fatto una dormita, un riposino, e Carmignani riporta meno 3 Carpi, ma tutto scaturisce da una non fischiata di Bisaccia, che incredibilmente non si accorge di situazioni che a tutti paiono piuttosto palesi. Mi dispiace perché Bisaccia è stato anche un mio arbitro, lo conosco sui tavoli, sui campi di pallamano da tantissimi anni, ma un bombolone adesso di Radojevic che colpisce il quadro svedese in un momento inopportuno, quando la partita poteva prendere un'inerzia positiva a favore di Carpi, adesso invece pare avere cambiato decisamente pendenza. Carpi che mantiene fuori dai giochi Carmignani, e ora recupera, o meglio perde la palla Farmigea. Zoboli e Di Matteo confezionano questa seconda fase che riporta più 4 Carpi, 21-17. Ripasso il testimone a Lauro per sentire la sua impressione su questo trend della partita.
Beh, sai, quando l'inerzia della partita prende un po' il sopravvento sia sulle squadre che sugli arbitri, poi è difficile invertire la rotta. C'è da dire che per il Pisa, che ha difeso in 6-0, è una difesa che consente maggiore collaborazione, su tutti i difensori sono in linea, quindi a volte l'arbitro la tutela maggiormente, una difesa che è stata molto utile anche a Serafini, non è per difendere gli arbitri che hanno dato questa misura ai loro fischi, quindi sono stati abbastanza coerenti nel fare questa scelta. Adesso una palla persa in maniera molto anomala da Viera, che si era molto ben comportato, aveva gestito molto bene in tutti i ruoli che Cavicchiolo gli ha fatto ricoprire nell'attacco della Farmigea. Una brutta palla persa, adesso il Carpi è ancora in attacco con Pieracci che va in uno contro uno, qui c'è tiro dai 7 metri e anche una cintura estremamente evidente che avrebbe dovuto indurre l'arbitro di campo Pifanelli a sancire anche il difensore pisano con un'esclusione di due minuti. E comunque questo è quanto. Adesso va Di Matteo al tiro dai 7 metri contro Turrini, molto complicata l'esecuzione, ma molto buona l'intervento di Turrini che neutralizza il tiro. Adesso Fernandez lancia una palla nell'aereo e la recupera in maniera molto fortunosa. Ancora il Farmigiano in attacco che si trova sotto di 4 reti quasi a metà del secondo tempo, e quindi ancora Angel Fernandez che non sa come gestire quel pallone contro la difesa mista, togliendo Carmignani dall'attacco pisano, c'è molta difficoltà. Adesso un tiro molto improbabile, un'esecuzione aerea nel tentativo di schiacciare la palla in rete, ma Piretti si oppone in maniera molto, molto coraggiosa, anche Mazzi si era lanciato sulla palla, Piretti è stato molto, molto attento e soprattutto, ripeto, coraggioso nel cercare di intervenire. Palla recuperata, molto importante per mantenere questo più 4 che è sicuramente una buon viatico per questa partita che ha avuto dei momenti anche di grande confusione. Adesso il Carpi ha trovato maggiore concretezza, ancora Zoboli dall'ala destra che mette un sigillo importante, primo vantaggio di più 5. Adesso Pifanelli richiede l'intervento per togliere una macchia di sudore dal centro del campo, dove Fernandez aveva un po' così incespicato, quindi adesso un intervento anche giusto per e un po' con un po' di mestiere Fernandez chiede l'intervento dell'arbitro per soprattutto per riposarsi, ma anche per rendere più sicuro il terreno di gioco, ma soprattutto penso per riposare, per mettere un po' di ordine nell'attacco del Farmigea che ha grosse difficoltà contro la difesa mista, togliendo Carmignani dall'attacco avversario. Mazzi e Fernandez da posizione di centrale non hanno la stessa efficacia, quindi un gioco piuttosto discontinuo, molto farraginoso. Adesso Vieira va ad un tiro molto improbabile, essendo l'unico giocatore che può tirare, naturalmente la difesa carpigiana aumenta la densità sulla posizione di Vieira che è l'unico che può tirare, anche se Mazzi ha trovato qualche soluzione. Ancora un tiro dall'ala molto ben eseguito, ma senza né lo spazio né il soprannumero adeguati per un tiro attendibile, e quindi ancora il Carpi in attacco in una formazione un po' inconsueta, adesso con Radojevic a terzino centrale, ancora molta fiducia a Piccinini nel ruolo praticamente unico della sua personalissima interpretazione della pallamano, un giocatore di doti fisiche eccellenti, un tiro molto molto efficace.
purtroppo una invasione da parte di Matteo, che aveva attaccato molto bene lo spazio. Oh là là, è una cuccagna qua, una palla molto così è uscita dal cilindro. Adesso Vieira trova un tiro importante, molto ben piazzato, con il timing giusto. Piretti non può fare niente, tiro molto preciso, e il Farmigea che va al meno 4, rimane agganciato al risultato, e ancora il Carpi in attacco con Pieracci a manovrare, e Piccinini che sgancia un Pershing, un missile aria-aria, che lascia un incolpevole Turini praticamente sull'appoggio. Si accorge del tiro quando ormai la palla è alle sue spalle. Una scelta tattica da parte di coach Serafini di fare la difesa mista con Piccinini su con Zoboli Davide su Carmignani, che si è molto ben comportato, praticamente ha preso tutte lui le decisioni importanti della partita, lasciando un po' a Fernandez le decisioni della gestione della palla, e avere qualche conclusione. Mazzi non è stato molto efficace stasera, e questo ha determinato il più 5 del Carpi, che determina il punteggio a quando mancano 12 minuti e mezzo alla fine della partita. Una partita molto importante per il Carpi, per mettere al sicuro la possibilità di andare ai playoff e per sperare nelle squadre delle squadre del girone, che possono in questo modo. Difesa in area da parte della difesa piemontese, ha circolato in area facendo una passeggiata dentro l'area e andando a guadagnare una posizione favorevole per contrastare Pieracci. Oggettivamente un non fischio assolutamente inaspettato. Tendenzialmente tendo a difendere il settore arbitrale, perché ultimamente hanno dimostrato di avere grande maturità, però diciamo questo non fischio da parte dell'arbitro di fondo, Bifanelli, che è stato anche un giocatore, quindi. E adesso una spinta da dietro venialissima da parte di Piccinini, che ha sbilanciato leggermente nel tiro a 12 metri, da 12 metri viene sancito con l'esclusione di 2 minuti, mentre invece non era stato fatto altrettanto in situazioni analoghe, una su tutte quella su Berzic, molto, molto determinata. Sì, naturalmente sì, nell'economia del gioco poi queste decisioni arbitrali finiscono per avere una sua importanza. Adesso purtroppo in inferiorità numerica si continua a dare attenzione a giocatori che non ce l'hanno, mentre invece Carmignani rimane qua sulla destra libero. Adesso un tiro molto molto improbabile di Freschi, che pur essendo mancino e avendo uno spazio notevole ha tirato una mozzarellina sui piedi di Piretti, e ancora il Carpi in attacco in inferiorità. Una palla quasi persa, potremmo dire così, e Pieracci che fa una magia, un uno contro uno, un cambio di direzione che lascia sul posto Carmignani. L'arbitro concede il tiro di rigore, va a tirare Radojevic, non uso a questo tipo di soluzione, ma sicuramente un giocatore preciso, affidabile. Buona la finta, Turini alza la gamba e Radojevic appoggia la palla dopo che il portiere ha abbandonato l'appoggio. Naturalmente non può più cambiare la sua soluzione, meno che non voli, e quindi buon per lui, grande esperienza, grande mestiere da parte di Radojevic, giocatore che ha dato grande consistenza all'attacco carpigiano. Adesso il Farmigea ce la mette tutta per perdere la palla e ci riesce. Pieracci va in contropiede per cercare di mettere questo sigillo che porta a +7 il Carpi e mette una serissima ipoteca
al risultato di questa partita e anche alla possibilità da parte della Terraquilla Carpi di andare ai playoff. Risultato importante quello di questa partita. Chiaramente il gioco ha avuto fasi molto molto alterne, molto mestiere da parte di Carmignani, poteva essere lasciato il vantaggio e poteva l'arbitro dare la possibilità a Freschi di andare a un tiro con buone probabilità di riuscita, preferisce fermare il tempo, segnare, combinare l'esclusione di due minuti al giocatore carpigiano e dare la possibilità alla Farmigea di attaccare in superiorità numerica. Fernandez, doppio vantaggio a Fernandez, gli fa subire il fallo, lo lascia tirare e poi assegna il tiro di rigore. Possibile, si potrebbe discutere di questa decisione, ma questo è quanto, praticamente un doppio vantaggio assegnato all'attacco pisano. Ancora un tiro molto intimidatorio da parte di Carmignani, che ha segnato praticamente intimidendo il bravo portiere carpigiano Piretti, tirandogli praticamente verso il viso. Si scusa. Ancora il Carpi in attacco a gestire questa fase finale della partita con un discreto vantaggio. Ancora un po' di confusione. Adesso la Farmigea che va alla prima fase con Mazzi che realizza più 5 per il Carpi. La doppia inferiorità numerica è stata pagata un po' come deve essere, a caro prezzo, ma fatto sta che il Carpi non ha la pazienza di aspettare di far trascorrere il tempo. Dovrebbero mettere in campo un po' più di mestiere, sfruttare al meglio la... Ma naturalmente ci pensa Piccinini in maniera un po' così, sfidando le regole del gioco, però tirando veramente una palla importante. Da un'invasione assoluta di Freschi che aveva pestato prima, l'arbitro si ravvede, sembrava un fischio di convalida del gol, invece è un fischio che sancisce l'invasione da parte di Freschi e mantiene il risultato più 6 per il Carpi, e si avvicina al momento in cui i gol di vantaggio sono maggiori dei minuti che mancano alla fine, quindi per la regola di questo gioco potrebbero essere sufficienti. Solo si inventa questa cosa da terzino destro, tra l'altro un ruolo che non è proprio quello consueto. Poi fa una cosa incredibile, va a subire fallo, fa una girella di Matteo molto irriverente nei confronti di Turrini. È un gol che vale come gli altri, ma ha una valenza psicologica assolutamente per il portiere un po', non dico umiliante, ma quantomeno irriverente. Adesso Fernandez trova un angolino impossibile con un tiro in sottomano che ha sorpreso sia la difesa che il portiere carpigiano. Ma ci sta anche questo con la sua esperienza e con la sua tecnica individuale. Lui nasce come terzino, lascia come ala, ha il grande merito di aver giocato sempre ad altissimo livello e soprattutto di aver portato in Italia forse il più grande allenatore che ha mai calcato le panchine italiane, cioè Peregna è stato probabilmente l'allenatore più interessante che è mai venuto ad allenare in Italia, un allenatore basco, Iñigo Peregna, che ha rimodellato il nostro gioco in Italia un po' al modo spagnolo, un grandissimo della panchina modenese. Poi la sua parentesi pallamanistica italiana si è chiusa lì, però questo è dovuto a Angel Fernandez, che lo ha portato lui sulla panchina modenese. Adesso un piccolo break per un intervento energico su Mazzi, che riprende la sua
posizione in campo, un Farmigea che non ha cambiato quasi mai nessuno, giocato con questa formazione dall'inizio, giocatori molto molto stanchi, sono molto ben comportati, hanno gestito bene la partita, ma ormai come si diceva sono di più i minuti che sono più i gol, sono più i gol di vantaggio dei minuti che mancano alla fine, ma tutto è possibile, anche questo gol del giocatore numero 13 Andreini. Time out per mettere un po' di ordine, ma il tempo che manca alla fine è abbastanza poco e il vantaggio è, direi, per l'inerzia della partita sufficientemente considerevole per guardare con molta fiducia alla fine di questa partita. Forse bisognerebbe prestare più attenzione a quello che sta succedendo sugli altri campi e quello che può succedere nella prossima gara, perché la classifica è molto compressa, soprattutto nella seconda posizione, che vede a 36 punti dopo l'Ambra che ne ha 42, tre squadre che sono il Carpi, il Sassari e l'Ancona, con il Carpi che ha una differenza reti decisamente importante, più 81, che la colloca anche nell'eventualità di risultati particolarmente scoraggianti per la classifica carpigiana, un punto di a loro favore naturalmente. Adesso torna Berzic in campo per gestire questa fase finale, Radojevic di nuovo terzino sinistro nel suo ruolo più importante, Giannetta a terzino destro, è sempre Polito pivot e mi sembra che contro la difesa 6-0 questa sia la squadra più importante, che può veramente creare le condizioni per mandare Radojevic a un bel tiro, cosa che fa, ma Turini si oppone con molta decisione, poi dai 6 metri Gennaro Di Matteo recupera una bella palla, va a un tiro in acrobazia, ma Turini si oppone con molta decisione, Farmigea in attacco, ma adesso Cavicchiolo tenta il tutto per tutto, ma adesso Vieira, Mazzi, i protagonisti di questa finale di partita. Bisaccia vede bene, non c'è necessità di forzare, di accelerare, il tempo gioca a vantaggio del Terraquilio Carpi, che gestendo con una certa oculatezza il possesso di palla può condurre in porto in maniera positiva questo match, molto equilibrato per gran parte del primo tempo, poi un break del Carpi, una finale di primo tempo con più 3 del Carpi e la possibilità di gestire con molta attenzione. Adesso una finta di passaggio, poi Bruno Berzic fa quello che sa fare, cioè una cosa di altissima precisione, molto bravo questo ragazzo, non si è ancora integrato in maniera ottimale nel gioco del Carpi, ma un giocatore di grande talento. Ancora una palla recuperata, un tiro forzatissimo da parte del Farmigea, che con questa palla credo abbia messo in maniera definitiva, abbia abbandonato la speranza di vincere questa partita in modo assolutamente impossibile a questo punto. Si possono sfidare le regole del tempo, il tempo passa e gioca a grande vantaggio del Carpi, che adesso con molta molta sufficienza sta attaccando. Adesso Berzic, Radojevic non prende lo specchio della porta, pur essendo andato a tirare da una buona posizione. Adesso Carmignani cerca di fare una grande cosa, il fischio dell'arbitro di campo toglie la possibilità a Fernandez di poter marcare nel suo personalissimo cartellino questo. Gli è partito un colpo a Bisaccia, stava pulendo il fischietto, gli è partita una fischiata assolutamente inopportuna, proprio fuori dal coso. Time out ultimo della partita, ma non c'è più né il tempo né la possibilità di cambiare, di invertire la tendenza di questa partita. Possiamo già pensare alla prossima gara, che vedrà
il Carpi a Cingoli in una, speriamo, classica passeggiata di salute per incrementare il già l'ottimo, non mettiamo neanche l'eventualità di un evento negativo, ma semplicemente per cercare di migliorare ulteriormente la propria differenza reti per un eventuale arrivo in volata da parte delle squadre meglio piazzate di questo finale di campionato che dà accesso ai playoff. Adesso Carmignani va a tirare su un muro altissimo, lui già molto stanco, prende una murata che viene adesso un'ultima zampata di Radojevic che devia la palla. Un finale di gara un po' naturalmente stanco, ma che si deve giocare naturalmente. Carmignani ha la possibilità di andare all'ennesimo tiro da fuori, grande giocatore, gran polso, riesce a gestire in elevazione un tiro di altissima precisione, ma però noi possiamo già cominciare a pensare ai pronostici per i playoff. Un'idea? Ma i pronostici sono ancora aperti per il nostro girone, perché ancora Carpi non si sa se possa arrivare primo o secondo, e ancora ora Giannetta subisce fallo, l'arbitro da solamente 9 metri, va bene, eravamo quasi su 6 metri da soli, prendiamo quello che viene dato. E sui playoff, che ribadisco ancora, purtroppo non so essere preciso, non ho una grande idea. Vedremo cosa ci prospetterà, ma una squadra a quel punto lì vale l'altra. Se si vuole puntare in alto bisogna vincere il più possibile. Ora Giannetta balla un tango avanti e indietro e segna, e mentre Farmigea sotto di 5 butta via la palla quando mancano 50 secondi. Carpi che a fatica si è conquistata questa partita che sicuramente non gli è stata regalata da Farmigea. E ora cavallerescamente Berdic e Freschi salutano, ormai tutti attendono solo il finale quando mancano 30 secondi per vedere, vedremo se Carpi riuscirà a arrotondare il risultato, ma in questa occasione Berdic fa parare. 29-24, 15 secondi, vedremo se andrà a tirare il solito Carmignani, palla lui, che non la tiene lui, subisce fallo da Davide Zoboli, che a 8 secondi subisce altri 2 minuti, in questo caso probabilmente ci potevano stare per la cinturata, ma c'erano anche altre occasioni, un'altra partita che non sono state punite. Ora Carmignani serve, finta al tiro, e serve Freschi, la partita finisce, vedremo se gli arbitri faranno battere l'ultimo tiro, e Freschi non tira nemmeno, partita che si conclude con Farmigea, con Terra Aquilia la cantina, Carpi di 29 e Farmigea 24. Appuntamento alle prossime partite dei playoff. Arrivederci, buona serata. Da Davide Bonfiglioli, Lauro Zanotti.